È stato presentato domenica 28 agosto a Murano Calabro, nella gremita Sala Convegni di San Bernardino, il nuovo libro di Carmine Paternostro, Verso lo Ionio ed il Pollino prima di Sibaris, uno studio sull'influenza delle civiltà mediterranee nei territori dei fiumi Sibaris e Crates, prima della fondazione della Grande Sibaris. Questa è la mia quarta pubblicazione e questa volta comincio a parlare dell'influenza dei popoli mediterranei nella nostra Mesopotamia di Sibaris e quindi tutte le influenze che hanno avuto nella nostra piana di Murano, perché molti hanno seguito il percorso, gli antichi greci, proprio del Coscile, allora si chiamava Sibari, ma anche il termine Coscile viene da Cocilium. Non ho trascurato ovviamente l'influenza dell'antica Troia, dei Cretesi, dei Micenei, e soprattutto dell'Egitto, e quindi tutti i segreti e la simbologia dell'oltretomba egiziana. Hanno avuto delle influenze determinanti perché prima c'erano queste civiltà e il loro espansionismo lungo il Mediterraneo, poi molte civiltà sono state assorbite dalla civiltà greca, però rimangono dei residui dimostrativi delle influenze di questi popoli, soprattutto a livello dell'Egitto, sia a livello di astronomia, lo scarabeo, gli anelli concentrici e altra sintomatologia e altra simbologia di questo tipo qui. Per esempio la maestria di allevare i cavalli dell'antica Troia e non solo, anche dei cretesi stessi, era un'altra influenza che poteva venire dall'Asia Minore. Il libro è dedicato a tre personaggi che hanno lasciato il segno nella storia della cultura moranese, in particolare il professore Fedele Mastroscusa, di cui l'autore è stato amico. Professore Mastroscusa è stata fondamentale perché io non capisco, è esaurito il libro La Via di Sagaris, che ritengo sia fondamentale per conoscere tante cose sulla Magna Grecia, perché lui ha intuito, descritto delle cose veramente uniche, ho fatto dei calcoli matematici, per esempio sulla datazione delle Olimpiadi vinte dal sibarita Cleombrotos, che secondo lui potrebbero risalire intorno al 580 a.C. E quindi sono delle cose stupende, meravigliose, che noi dobbiamo ricordare e che io ho il dovere di testimoniare per essere stato amico del professore stesso. E non solo, anche lo studio sui toponimi, che danno importanza ai cosiddetti scavi lessicali, non solo materiali di reperti archeologici, che ci danno un'indicazione ben precisa sulla vecchia nostra storia e soprattutto sui percorsi protostorici, grazie proprio all'Alessandra Sagaria, al Sibaris, che erano, ripeto, eroi di Enea, soprattutto Sagaris, citato da Virgilio, di cui parlerò nella mia conferenza. Il professore Frasca, celebre oculista dell'Ateneo Modenese Bolognese, che è stato un mio maestro di vita, poi il mio quasi coetaneo, professor Cozza, professore di latino, greco, di una cultura eccezionale. Lo studio e la ricerca della cultura classica, ma soprattutto l'opera dei tre insigni studiosi moranesi, spinge il dottor Paternostro a rivolgere un messaggio ai giovani, ammaliati più dalle nuove tecnologie che dallo studio del passato. Di trascurare un po' l'elettronica e di seguire soprattutto la cultura classica di un tempo, perché quella è altamente educativa, perché ho l'impressione che sotto questo aspetto siamo un po' dispersivi e i ragazzi saranno grossi maestri di informatica, ma verrà meno, secondo me, da medico, la fantasia, l'esercizio all'inventiva e a tante cose di questo tipo qui, per cui ritengo che bisogna, ecco, far riaffiorare nelle coscienze, negli animi, quella che è la nostra tradizione classica, storica, archeologica e così via. Perché io dico, non per polemica, che quando qui c'erano l'insegnamento di Pitagora, c'erano atleti come Cleombroto, Milone, c'erano medici come Alcmeone, Democedo dalla scuola di Crotone. E allora, insomma, dobbiamo cominciare a fare delle considerazioni su queste, perché nella Padania che vuole la separazione non è polemica, può essere anche polemica, ancora i galli non cominciavano a cantare.